Tardo pomeriggio di sabato, cari amici, un video inusuale perché di solito di sabato io ho sempre da fare, c'è mio marito, ma oggi sto lavorando, perciò ne approfitto che oggi sono uscita e vi faccio vedere due cosine. Allora, iniziamo subito. Ero uscita per comprare due regalini per due bambine e li ho trovati, però nel frattempo mi servivano altre cose e ora ve li mostro. Naturalmente i regali non ve li mostro, anche sono incartati, va bene. Allora, sono andata in un negozio dove di solito vado, dove vendono intimo per bambini, per grandi, cose per la casa e ancora a periodo di sconto ho trovato un pigiama in paille a 10 euro. E subito l'ho preso perché l'ho toccato e non mi sembra tanto leggero, è buono, un buon pile. Ed è del marchio Liabel, come potete leggere. Un secondo qua, lì è bello, un buon marchio. Allora, è così. In origine costava 21,90 euro, però con lo sconto 10 euro. Ha questa trama maculata, però col fondo grigio e blu, molto carino. Ho preso la taglia M. C'era anche più scuro, però della mia taglia c'era questo colore. E allora ho preso questo. Anzi, dovevo prendere un pigiama anche per mia mamma, me lo sono tolto dalla mente. Invece, qua ci sono i pantaloni. Vabbè, glielo regalo poi per il compleanno. Questi sono i pantaloni. Ed è molto spesso, veramente un pile vero e proprio. Veramente buono. Per 10 euro. Non bastano mai i pigiami perché poi ne ho uno proprio leggero leggero pile che infatti quando lavo l'altro mi devo mettere quello, vabbè che ora comincio a fare meno freddo, però poi ho preso dei calzini sempre in pile per mio marito che lui diciamo li fa sempre tanti buchi, purtroppo li rovina sempre della Lotto e sono costati e 5,90 euro due paio. Allora, quello è un paio, questo è un altro paio della Lotto. E poi delle mutande per me brasiliane che non vi faccio vedere perché mi vergogno. Va bene, questo. Poi dovevo andare da Calli perché la volta scorsa avevo comprato degli stivaletti che già ho fatto il video con gli immacolati, ma le ragazze, le commesse, hanno dimenticato di togliere l'antitaccheggio e siccome io non avevo l'attrezzo per poterlo eliminare, li ho dovuti riportare in negozio e gentilmente la commessa me l'ha tolto. Nel frattempo cercavo un maglioncino sia nero che rosso, però nero non c'era e rosso non c'era. Da mettere sui leggings, ma c'era diciamo una specie di crop top un pochino più corto. Però siccome la maglia mi piace, una maglia bella, importante, spessa, non lo so, mi è piaciuto un sacco, perciò l'ho preso. Perché ormai ci sono gli ultimi giorni di sconti, ormai c'era la nuova collezione primaverile e c'erano quattro cose ancora con i saldi, allora l'ho preso per 9,99 euro col 50% di sconto, che sono 10 euro, e ho preso la M. Questo qua purtroppo non è da mettere su leggings, però ora poi comincerò a mettere i pantaloni, i jeans e lo utilizzerò sicuramente. Mi è piaciuto tanto perché ha un bel tessuto, va fitto, non di quelle cose molle molle. E poi ho preso, spero nella scontistica, negli accessori, un paio di orecchini così, questi qua, a cerchio però particolari, con gli zirconcini e poi ci sono qua tutte le cose luccicanti, molto carine, con lo sconto del 50% 3,49, molto eleganti. Poi ho preso una specie di collana, specie a collier, però questa non era in sconto. Ed è questa, mi sono sempre piaciute questo tipo di collane perché sembrano colliera. Ad alcuni e a molti non piaceranno perché è uno stile un pochino, forse un po' eccessivo, però a me piacciono. E non è diciamo, quello a colletto,
uno Joker, però diciamo è un girocollo. E questo è costato 6,99 euro. Non è costato poco, però siccome è piaciuto troppo. Allora, questi sono stati i doppistini della Telly Whale. Poi sono passata da Wycon perché mi sta finendo la tinta labbra che ho. E avevo visto una ragazza che seguo su YouTube che indossava una tinta labbra che mi è piaciuta tanto, la Liquid Lip Stick, la numero 4. E si chiama Burgundy Coll. Ora magari ve la mostro. Se la riesco sempre ad aprire. Sì, sì. E c'era un'offerta da Wycon, se ne prendevi due di tinte labbra te ne regalavo una terza, però a me non giovavano altre tinte labbra, io compro, cioè compro quando finisco ormai le cose, ormai mi sono fatta questa cosa che io devo finire i prodotti e poi li ricompro. E allora questo è il colore, una specie di nude rosato molto bello. Forse con la luce artificiale non lo vedete bene, non lo capite bene, però vi assicuro che è, diciamo, un fucsia scuro, ma molto molto bello. Mi è piaciuto sia sulla ragazza e sia quando l'ho sbocciato. Ecco, non potete capire un tubo purtroppo con questa luce, però magari qualche volta lo indosserò, farò un trucco e magari ve lo farò vedere con la luce del giorno, ora siamo sera. E poi è uscita la nuova collezione, forse di San Valentino. Ormai per San Valentino è, diciamo, un'economia ormai diventata. Allora ho preso questo eyeliner in penna perché mi sta finendo l'eyeliner, quello della Essence, quello con lo scovolino. E allora ho preso questo che è ancora sigillato e anche un'altra signora lo stava prendendo ed ha una punta molto fine. Ce l'aveva messo pure la commessa, fa un tratto bellissimo. Purtroppo è sigillato, comunque vi assicuro, magari lo apro, dai, che poi mi serve. Per stasera no, però, vabbè, ve lo apro. È inutile che vi faccio vedere le cose a metà. Mi siamo arrivati a 7 minuti, vabbè. Allora, è questo, ha questa punta così fine. Ora vi faccio uno swatch, è un nero intenso, questo qua è il nero, e dice, mi ha detto che dura non so quante ore, tantissime ore, che poi una poi la sera si strucca, non è che poi si sta struccata, però è un bel nero. Allora, questi sono stati tutti i miei acquistini di oggi, vi ringrazio di aver visto il video e ci rivedremo presto in qualche altro video, in qualche altra cosa. Va bene, grazie, ciao, buon sabato.